Ieri ho postato, o l'altro ieri, un video. Sto provando a fare long range con il mio reptile e sono riuscito a fare 3 km dopo settimane di prove, di test, e fai di sullo smart audio che non funziona, e la KK che non va, non watt, e cazzi e mazzi. Sono riuscito a fare 3 km, ma avevo davanti una barriera di alberi, allora sono tornato indietro e volevo riprovare ad arrivare almeno a 5 km. Oggi ho riprovato, ho lanciato l'aereo. E questo è il risultato. Allora, i satelliti c'erano, era tutto calibrato, era tutto a posto. Armo, lo lancio, mi giro. E faccio per tornare indietro e andare in postazione. Avevo calcolato la distanza, cioè la distanza, la direzione, la pace diretta di su di là, dovevo mettermi in quel punto lì. Mentre torno indietro, sento che l'aereo non abbassa il numero di giri. Che cazzo fa? Mi giro, lo vedo virare proprio. Allora, vi faccio vedere esattamente dal DVR che cosa è successo. Allora, qua era nel cofano della macchina, lo stavo preparando, gli occhiali, intanto vedete che i satelliti si alzano. 99 di RSSI, canale R7 puntata a 4, 4 è la potenza massima, quindi è un watt, però in teoria. Mentre è disarmato non lo tiene a 25 mW. Adesso l'ho appoggiato fuori sulla macchina di modo da prendere più satelliti possibili. La direzione era quella, di là dovevo volare, da quella parte lì. Niente, adesso arriva più o meno 7 satelliti. Skippiamo un attimino avanti. Vedi, 8 satelliti, la batteria c'era. Air mode, armo e vado a lanciare l'aereo. Dovevo tornare vicino alla macchina. Do il colpetto per far partire il motore, lo lancio e questo è quello che fa. Guarda. Probabilmente, anzi, sono sicuro al 100% che quello che è successo. Adesso tiriamo sulla tricamera. Quello che è successo sicuramente, sicuramente è che nel girarmi, nel tornare indietro, ho toccato dentro il throttle. E nel momento in cui tu tocchi il throttle, esce dalla modalità climb, cioè dalla modalità launch mode, e entra nella modalità normale. Quindi stava virando per girarmi intorno, è rimasto virato ed è caduto. Funzionava tutto, tutto, era tutto perfetto. Dovevo solamente trovare il posto e fare i cazzo di 5 km. Almeno 5 km volevo fare. Tra l'altro, devo andare in montagna a gennaio, la prima settimana, e volevo portarmelo. Cazzo, sai in montagna che figa di video fai? Niente, non me lo porto. Probabilmente mi porterò dietro il disco, quello che mi ha prestato il presidente dell'associazione dove volo. Farò dei video con quello, fa dei video belli e tutto. Non è FPV, cioè FPV ma col telefono, guardi dal telefono, non è la stessa cosa. Poi mi porterò il mio fidato Puda,
E niente. Comunque, allora, visto che adesso lo devo rifare, quasi da capo, non da capo, perché comunque l'elettronica dovrebbe essere tutta a posto, adesso lo devo controllare, però dovrebbe essere tutto a posto. Ma visto che lo devo rifare, molto probabilmente cambio la FC e gli metto la MATEC F411 Wing, che non è la F405 Wing, è quella leggermente più piccola, perché nel rettile non c'è tanto spazio, di conseguenza uso quella un po' più piccola. Anche i LED, li monterò anche i LED, così non devo stare lì a guardare sempre comunque il DVR, di mettere sugli occhiali per vedere quando i satelliti sono a posto. Con i LED li programmi e lampeggiano, quando penso lampeggia, sono, non so, comunque lampeggiano quando appena fissato tutti i satelliti. Gli cambierò la cam. Questa qua funziona, però gli metterò la RunCam. E niente, e da gennaio proveremo. Ecco, una cosa che volevo fare, però poi vedremo, è montare un sistema a 2.1 GHz. O il 2.1, l'ho trovato su Banggood, costa poco, nel senso è economico, perché se no l'alternativa era quella di prendere il Furuset PV da 2.4 GHz. Già visto dei video in cui ci fanno 10 km, 10 km, poi devono tornare indietro perché il video comincia a calare un pochettino. Col 2.1 dovrei fare un po' più strada, però l'R9M non so fino a che punto arriva. Penso che anche lui il suo limite massimo siano i 10 km, penso io. Ho visto video di gente che ha fatto 18 km, però nel senso non ci stanno neanche nel rettile delle batterie tali da fare 18 km. Io penso che neanche a 10 con una 1800 dovrei prendere una 22 o una 3000, però non ci sta. La 22 forse ci sta, la 3000 sicuramente no, quindi non è che puoi andare chissà dove, però a me basterebbe riuscire a fare passare 5 km, arrivare a 7 6 km, 7 6 km, farmi un bel giretto quando vado in montagna e insomma divertirmi e passare questo limite del fare un po' di long range, mid range, diciamo. Comunque, devo dire che l'R9M funziona benissimo. Allora, quando ho fatto la prova l'altro giorno, l'ho puntato a 500 mW. 500 mW a 3 km rimaneva fisso sul 60-68% 60-68 di RSSI, che non è male, perché anche negli altri video che ho visto, praticamente rimaneva, dopo una certa distanza, rimaneva fisso su quella percentuale lì. E quindi penso di riuscire a usarlo. A 1 W sicuramente riesce ad arrivare molto di più, però rimanendo su 500 mW, riesce a usarlo attaccato con l'alimentazione della radio senza dover attaccare una batteria esterna. A 500 mW, di riuscire a farmi i miei 5 km, che devo dire che, cioè, già farne tre comunque, cioè non è poca strada, ragazzi. Cioè, adesso già in Italia è super vietato fare qualsiasi cosa. Quindi mi basterebbe, cioè, insomma, questo setup qua mi basterebbe parecchio, mi andrebbe molto bene. L'unica cosa è che l'ho disfatto completamente. E quindi ci rivedremo a gennaio.